I ban direi che possiamo anche vederli. Per il momento ve li commento nel frattempo che arrivano dalla parte. Ah, vuoi dire tu, Leo? E Kayle per quanto riguarda il team blu e Kaydrin, mentre dall'altra parte l'Ice Jace. Quindi diciamo dei ban interessanti, penso siano mirati a questa modalità. Eh sì, Penso proprio di esattamente. sì. Kyle un ban sicuramente necessario in questa modalità, a mio avviso, grazie alla Fortissima, sua, sì, fortissima. fortissima, grazie appunto al suo poke di E, il suo rallentamento appunto con la Q e poi la sua ultimate, Anche che è la sua ultimate. veramente ultimamente OP. Penso che Santo. sia veramente un ban necessario. Anche Corki, un ban che avrei fatto anch'io, sinceramente, perché diciamo che per l'early game è buonissimo. Anche grazie appunto, dopo aver fatto al 6, a quei skill shot fanno veramente male. Ok. Bene, Corki e Nidalee sono gli ban, stiamo per cominciare Oscuro, quindi in questo momento con la i pick. fase dei pick. Tanto molto molto interessante. Io non li vedo, quindi li vedremo soltanto quando tu mi dirai che sono in loading screen. Ricordiamo appunto per chi si sta sintonizzando da poco che queste sono tanto le preliminari appunto del torneo, infatti la semifinale e la finale si disputeranno giovedì, sempre alla stessa ora probabilmente, e ci sono in palio appunto 20 euro per i primi classificati, 10 per i secondi classificati e 5 per i terzi classificati. Il torneo è sempre una 2v2 nella Howling Abyss, quindi nella mappa Aram. Naturalmente ci sarà un imminente spam da parte mio, insomma, per quanto riguarda lo stream. Staremo a vedere perché magari ci sono anche altri caster. Certo. Oggi avremmo dovuto avere altri due caster, ma uno di loro non è al momento disponibile e quindi dovrete Sì. supportare me e Leo per il resto della serata. Benissimo. Io direi che può rimettere il la Posso andare? schermata. Ok. Dunque, Picati, Annie e Sivir, quanto riguarda il team blu, mentre dall'altra parte Sona e E Varus. Se Varus. posso fare un commento, io Annie e Sivir li considero una buonissima lane, per l'unica lane appunto disponibile in questa Howling Abyss. E Annie che in questo momento è veramente forte. Fortissima. E grazie al suo stun, che appunto lo ha anche early, riesce veramente a tenere fermi tutte e due le persone, sia grazie a Tibbers, sia grazie alla sua W, riesce a tenere fermi due persone appunto contemporaneamente. I danni poi, grazie al suo AP, sono tantissimi. Interessante anche nel frattempo le summoner spell che vengono prese appunto sia da Annie che da Sivir, che è appunto il Kleanz, per scacciare via, se così possiamo dire, per pulirsi dallo snare di Varus e dalla ultimate di Sona, appunto dallo stun global di Sona. Quindi niente, sarà sicuramente una bellissima partita. Ah, diciamo piccati due support e due ADC. Eh sì, esattamente. Diciamo una scelta interessante per questa modalità. A mio avviso, boh, si potrebbe anche giocare in realtà PG come ad esempio Jax. Sì. Non è male a mio Jax, avviso. sì, sarebbe un Oppure buonissimo pick. anche Gragas. Anche Gragas. Sì. Perché molto ancoso, poi fa buoni danni. Quindi secondo me è particolarmente buono. Poi parere personale, naturalmente. Mi sarei trovato bene anche con Tryndamere, sinceramente. Sinceramente anche Tryndamere sarebbe un buon pick, secondo la mia modesta opinione. Però Tryndamere, diciamo che è reso un pochino inutile perché se si ulta significa che ha poca vita. E una volta finita l'ultimate è praticamente una free kill.
Quello sì, però c'è sempre da contare che quando vai in rage mode, Tryndamere fa tanti di quei critici che può distruggere Vero. una AD Carry in due colpi, praticamente in due basic attack distrugge una AD Carry. E senza contare che poi Tryndamere non è l'unico del team, ma può essere accostato comunque da qualcuno fornito appunto di CC che potrebbe aiutarlo nella sua distruzione. Male. Ma anche Tryndamere, sì, effettivamente l'unico problema forse è che potrebbe essere outfarmato, Sì, credo, eh. quello sì, quello probabilmente sì. Perché magari se dall'altra parte si prendono magari due PG ranged, questo caso tra In questo l'altro, caso, esattamente. diciamo che Tryndamere ha seri problemi di farm, Di insomma, non direi è. proprio di sì, direi proprio di sì. Grossi problemi di farm, soprattutto. Comunque, 30 secondi al via, penso che a brevissimo. Si potrà partire. Nel frattempo loro hanno già cominciato a giocare, noi abbiamo appunto il delay necessario per non poter far verificare i casi di ghosting, anche se in questo tipo di partita il ghosting non è che serva più di tanto, Beh, si vedono. Cioè, insomma, infatti. poi, non non, poi, penso poi ci non ci sia. sono ward tra l'altro, quindi ok, siamo in loading screen. Computer a carbone piano Sì, anche io caricherà la partita. sono entrato proprio in questo momento in loading screen. Ancora, ok, mi visualizza anche le skin addirittura. Abbiamo una bellissima, bellissima Archlight Varus e una bellissima Arcade Sona, appunto per il team viola. E invece dall'altra parte abbiamo delle. Non abbiamo né Sivir né skinnati, però abbiamo i bordi Diamond che insomma io direi che compensano. Direi proprio di sì. Accidenti. Beh, comunque staremo a vedere perché secondo me questa partita è parecchio equilibrata, Sì, eh. sì, Anche sì, sì. se un Platino 5 nel team Viola. Secondo me può dar filo da torcere uguale a questi Siamo dentro, Diamond. ragazzi. Siamo dentro il game. Veramente molto forti. Proprio in questo preciso istante siamo entrati nel game. Vediamo lo start intanto nel frattempo dei giocatori. Sivir parte con 3 Doran's Blade. Annie parte con 2 Doran's Ring. Dall'altra parte Varus invece 2 Doran's Blade. Il Boots of Speed, appunto, gli stivali livello 1. Dall'altra parte Sona invece parte con un nuovo oggetto, con il medaglione, il Nomad's Medallion, quindi per accumulare appunto gold maggiormente. Annie compra un altro Doran's Ring. Quindi un early game spaventoso da parte di Sivir e Annie. In questo momento Annie che Io sblocca. ancora sto aspettando l'entrata Ah, ok, in vabbè, no. game. Ok, sono entrato in questo momento. Benissimo, andiamo subito a vedere. Sona, insomma, non male. Si va a buildare. Ah, da support. Eh sì, Sona è andata una build subito da support. E Interessante questa cosa. quindi vedremo, scelta un po' rischiosa. Rischiosa perché dall'altra parte troviamo Annie con 3 Doran Ring e Sì. Eh soprattutto Sivir con 3 lame di Doran, quindi sì. subito un danno allucinante in early game. C'è subito un miss della Andremo a Q di vedere, Varus. insomma. Annie prepara il suo stun subito bello pronto per tenere fermi due giocatori della squadra viola. Annie subito super aggressiva. Va a poccare Varus appena si appresta a farmare. Nel frattempo i danni di Sivir su Sona si fanno sentire anche con i basic attack. Purtroppo. Attenzione però, Varus riesce a beccare con la sua Q la povera Annie e la lascia praticamente a 3/4 di vita. Staremo a vedere, continua il poke su Annie, ma Attenzione attenzione, minimo ragazzi. Annie ancora una volta lascia pochissima vita Sona. Attenzione perché Sona rischia veramente la morte. Dall'altra parte ancora una volta Q di Varus su Annie che rimane a metà vita, quindi sostanzialmente stanno messi peggio in realtà quelli del team blu perché dall'altra parte Sona può dar vita grazie alla sua skill e quindi sostanzialmente perdere vita per Sona Ti faccio non notare è nel un grosso frattempo problema a mio avviso. il bellissimo timing dello scudo di Sivir che va a riprendere. Nel frattempo Annie stanna Varus Attenzione Totorre. stun.
attenzione, forse un call errore da parte di Varus, rischia di morire il giocatore Krokrak. sì. Sembra un Pokémon. Vabbè, chiamiamolo Krok perché è più facile da pronunciare. Sì. E niente, attenzione perché viene continuamente curato dal suo fido support Sona, che a questo punto però lo costringe a rimanere sotto torre in attesa appunto di una cura tempestiva. Vediamo un po' se i due giocatori perderanno tantissimo farming. Si va a curare Sivir grazie alla vita presente sul terreno. Staremo a vedere, perché secondo me la composition migliore ce l'hanno ipoteticamente Sivir ed Annie. Però sì, staremo a vedere. Staremo a vedere, perché se giocano in modo egregio sia Varus che Sona, forse riescono a ribaltare un pochino questo inizio abbastanza strano, devo dire. E Sivir, che in questa modalità secondo me è fortissima grazie al rework del ricochet, della sua W, appunto, come abbiamo visto prima, che continua a girare tra i minion quasi perennemente. Quindi veramente il farm di Sivir lo prende correntemente tutto, e nel frattempo arrassa anche Varus quando si accinge appunto a prendere il suo farm. Quindi Sivir secondo me è una scelta molto azzeccata. Attenzione Annie, grande stun. Provano a prendersi ancora una volta una kill su Varus. Vediamo, con la sua curi esce a recare ingenti danni a Sivir. Attenzione, perché qui tra i due secondo me sta facendo meglio Varus, semplicemente per il fatto che Sona riesce a curarlo, mentre in realtà Annie non ha questa possibilità. Quindi molto molto bene Varus, che si fa stannare da Annie. Ancora una Ultimate volta Tibbers. Attenzione, attenzione, rischia di andare a morire Varus, costretto alla ritirata sotto i colpi di un agguerrito Tibbers. Attenzione ancora una volta, primo sangue di Snorlax. Ma Varus qui ha fatto un errore clamoroso a mio avviso, e quindi insomma ha regalato il Fist Blood alla squadra blu. Insomma, che ne pensi di questa partita? Ne penso che è stato un brutto posizionamento da parte di Varus, che aveva veramente ormai un quarto di HP, e io mi sarei rifugiato vicino Sona in modo tale da farmi curare il più possibile, ma invece si è esposto troppo ai colpi di Annie, che in questo momento comunque Annie con 3 Endurance Ring fa male, 78 HP sono tanti. Eh sì, fa veramente male. Ma credo che volesse fare Varus la stessa tattica che stava facendo prima. Cioè, sostanzialmente si voleva far stannare e poi rifugiarsi sotto torre grazie alle cure di Sona. Questa volta però, grazie anche a Pers, grazie al tempestivo arrivo di Sivir, non è stato possibile. C'è stato il Fist Blood da parte di Annie, appunto di Snorlax. Dunque, una torre caduta dopo soli 5 minuti di game. Quindi veramente veramente molto bene la coppia Full Diamond di Forsaken e Snorlax. Snorlax che si è andato a prendere anche una kill. Guarda però la differenza di farm che hanno Sivir e Varus, veramente molto importante. Come ti dicevo, Sivir in questa mappa appunto è fortissimo, fortissimo davvero, grazie appunto alle sue skill che sono utilissime a farmare. Poi in questi se li macina. Infatti, come avete appena visto, usando un ricochet, usando la sua Q, si è macinato una wave di minion in un secondo. Attenzione, perché ora Snorlax si trova, diciamo, a metà vita sostanzialmente, quindi rischia di essere Ultimate. In realtà è il client, quindi Ultimate ready sia per Snorlax sia per Forsaken. Pochissima Snorlax. Vita. Attenzione Snorlax. Viene però forse ucciso Snorlax. Vediamo gran mossa qui di Sona. Gran mossa di Sona, attenzione. Vediamo se la kill di Varus. No, incredibile. Cosa ha fatto? Fatto Varus? Oh mio Dio. Doveva continuare. Oh mio Doveva Dio. Continuare a mio avviso il push. È morta. Attenzione, vediamo. Grandissima carneficina. Mamma mia, ragazzi. Davanti di Varus, che forse è stato intelligente, perché forse è stata una scelta azzeccata. L'ha illusa, diciamo. Sivir si è illusa che Varus non volesse chasarla. E in questo momento ritorna Annie. Comunque i danni di Sona di Q sono tantissimi nel momento. Sì.
anche se in realtà sta andando un Eh support. sì, eh sì, però ha comunque 32 AP, ovviamente alle rune. Sì, evidentemente le rune AP. Vabbè, ma questo VG comunque anche in 5v5 non è male, No, non però assolutamente. evidentemente insomma Interessante il first item di Sivir che pu ha puntato subito pure una static shiv, probabilmente per farmare ancora il più possibile. velocemente Eh sì, eh sì. velocemente per pushare molto. Se ci fai caso, il Viola è arrivato sotto torre del team avversario solamente una volta, quando in realtà la partita si è concentrata sotto le torri del team Viola, appunto, che ha perso addirittura una delle insomma due torri prima del Nexus. Eh sì. Comunque ora Varus con la sua Q pulisce molto rapidamente, come Sivir, appunto, i minion. Vediamo un po', continua il poke aggressivo da parte di Sivir e da parte di Sona. Vediamo stun di Annie, ancora danni su Varus. Varus è costretto ancora una volta sotto torre, grazie alle cure mediche di questa Disona. Sona, che non sta giocando per niente male, a mio No, 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 avviso. Sona ha fatto una bellissima azione prima, veramente la stavano quasi per uccidere, ma lei con una bellissima ultimate ed un flash è riuscita a E il flash. sopravvivere, bellissima, davvero bellissima azione per lei. Mamma mia, i critici di Sivir si fanno sentire sul povero Varus, lo portano a metà cap, metà vita. Sì, veramente ingentissimi danni per questo povero Varus. Che peccato per la Fizzblood, perché se no stava giocando comunque una discreta partita. Certo, è sotto anni luce a livello di farm Eh sì. rispetto al Ultimate di suo Sivir, ma avversario. bellissimo Grande stun. ultimate. Vediamo un po', perché Tibbers si va a concentrare su Varus. Vediamo perché molto probabilmente rischiano più quelli del team azzurro, blu, insomma, chiamatelo come vi pare. Attenzione perché non hanno cura, come dicevo prima, quindi molto probabilmente Varus e Sona possono continuare a poccarli, a toglierli vita senza perdere HP sostanzialmente, perché poi ci sta la cura di Sona che è... Attenzione perché qui c'è l'ingaggio, forse prova sostanzialmente Varus a prendersi la kill su Sivir, che scappa rapidamente mentre Annie va a stannare Sona sotto torre. Staremo a vedere, insomma, a mio avviso Questo game si sta abbastanza ribaltando, sai? E Varus e Sona se la esatto, stanno volevo giocando dire proprio benissimo. questo. Varus e Sona se la stanno giocando benissimo. Soprattutto Sona sta facendo veramente un'ottima partita. Attenzione, attenzione perché probabilmente arriva la kill di Q. Grandissimo, grandissimo Varus. Varus ancora, doppia uccisione, carneficina per il team Viola. Bravissimi davvero. Bravissimi davvero. Cosa fa Sona? Incredibile. Incredibile Sona. Sotto torre si va a tankare i colpi e rimane veramente con 170 HP. Molti Probabilmente, sono forse voleva, le no, forse voglio prendere, rune. Ancora. voglio prendersi l'execute per tornare a comprare qualcosa, probabilmente. Ah sì, Eh giusto, sì. Eh giusto. Però sì. in questa modalità è utile, Eh sì, è vero, eh non ci avevo pensato. sì. Varus comunque, anche se era outfarmato, si è preso una kill soltanto con un Vampiric Scepter, ragazzi, eh. Non aveva nient'altro. Quando Sivir aveva già una Static Shiv e 3 Dorants. Quindi Varus in questo momento sta giocando veramente bene, anche grazie comunque all'aiuto di Sona che gio sta giocando un'ottima partita. Varus che al primo recall compra subito la sua Sanguine Blade, dato che qui la Blood Thrister non esiste, e una Zeal e una Varice Blade, quindi probabilmente andrà anche lui per una Static Shiv, insomma, come si chiama. Sì, molto probabilmente sì. Se non si sbrigano a tornare, Perdono pure però questa vedranno opportunity. cadere anche questa torre. Poi giù in Forsaken. questo momento quindi rimane solamente l'inhibitor che viene attaccato sia da Sivir che da Annie. Diciamo che sono sotto in modo clamoroso di però in realtà stanno in nettissimo vantaggio. Ultim, Ultimate, no, attenzione, ragazzi. ultimate failata, Eh sì. grandissimo stun e più Tibbers da parte di Annie. Grandissima mossa questa È da parte questo. del team blu, e quindi in torrisi per la formazione full diamond. E a Penso questo che punto però questo. Eh sì. continua a pushare. Penso in questo momento la partita si possa dire abbastanza conclusa, perché purtroppo c'è stata una bruttissima ultimate sia di Sona che di Varus, che hanno missato entrambi i membri. E Vanno giù entrambe purtroppo. le torri. Eh sì. Azione, no, forse Forse questa no. rimane in piedi.
voleva probabilmente, attenzione, grande Varus, però ancora con la sua Q, stun di Annie per salvarsi. Vediamo se riesce a fuggire la piccola Annie. Staremo a vedere, vediamo. Forse ha sbagliato, forse ha sbagliato. Grande kill di Varus. Ma io credo che però si stanno facendo uccidere. Forse non sono errori. No, Annie voleva prendere comunque la kill su Sona, almeno ci ha provato. E nel frattempo comunque si è fatta uccidere per poter regolare e per comprarsi appunto il suo Deathfire Grasp. Però sì, perché comunque sono nella consapevolezza di avere i Super Minion, quindi di non aver problemi in questo momento. Quindi mossa azzeccata. Sì, evidentemente i kill non contano moltissimo. Io conosco pochissimo questa modalità, quindi ho una marea di strombolate. Sì. Comunque, fatto sta che la torre va giù, quindi una torre a 3, preso un inhibitor, quindi insomma non male per il team blu. Ultimate di Sivir. Avanza con Annie, attenzione Annie, Annie missa ancora, forse la ultimate che becca solamente Annie ancora una volta. Tibers su Varus viene ucciso. Allora a questo punto rimane solamente Sona che viene massacrata dai critici di Carneficina. Probabilmente il game è così, grazie alla carneficina fatta da Sivir ai danni di Varus e Sona. A questo punto i Super Minion più naturalmente vanno a farsi la torre del Nexus, l'ultima torre cade. A questo punto rimangono solamente i 5500 HP del Nexus che vanno giù rapidamente grazie ai colpi dei Super Minion e di Sivir, che viene attaccata da Varus, ma si concentra semplicemente sul Nexus che cade. Quindi dopo 14 minuti e 36 secondi la partita finisce a favore del team blu Full Diamond, grazie a un'ottima giocata di Forsaken e Snorlax. GGVP ad entrambi.